Apple iPhone 6, problema all'alimentazione, non carica la batteria, non dà assorbimento alcuno. Andiamo a sostituire l'ICU 1700 che trovate accanto alla Nanda nella parte posteriore, coperta da una shield che si rimuove abbastanza facilmente. Abbiamo già rimosso il chip in questione, adesso prepariamo la parte, dopodiché ne saldiamo uno nuovo nella speranza di risolvere il problema di questo terminale. Andiamo a pulire le piazzole. Bene, abbiamo preparato le piazzole, puliamo adesso il pulsante in eccesso. Buongiorno, Claudio. Ciao Claudio, non Sandwich. c'è un climatizzatore acceso? Anche se abbiamo un pane calda che entra dalla cucina, però l'altro Il funziona fresco qua bene. dentro non si sta bene oggi. Questo. Forse farà più fresco oggi. Gigi, mi viene. Ma c'è Gigi l'acceso oggi ha pure di da fanno, fare, dove non è viene. scritto? Ci sono questi. Verrà domani. Però in campo compenso c'è Danilo. Ecco qua, le piazzole sono tutte belle libere, come vedete. Pronte per ricevere un nuovo IC. Io direi di metterci anche un po' di stagno fresco, senza alzare però tanto le piazzole, perché con lo stagno fresco è sempre meglio, no? Boh, fresco perché c'è il climatizzatore, se no caldo se non ci fosse, no? Fresco significa solo nuovo, dai, su, niente climatizzatore, nient'altro. Allora, ecco qua, eh. Abbiamo flussato la zona, andiamo a mettere un nuovo stagno. Bene. Ecco qua. Sì, puliamo. Come le vedete? Mi sembrano buonine, no? Sì. Tranne una qui in basso che mi sembra un po' stupida, questa qui, il resto mi sembra tutto buono. Ecco qua. Dunque, qui chi ha lavorato prima di me ha dato una piccola graffiata a questa parte qui, come vedete. Forse quando ha pulito la resina ha graffiato in questa zona e quello non va fatto. Se becco chi è, mi sente. Sistemiamo questo condensatore. Allora, mettiamo la punta fine.
Ti passi il vedi? Appena che hanno sentito che vai a bagno, i clienti ti chiamano. Questo qui, guarda. Buongiorno. E questo lei. Econassist, buongiorno. No, questo qui, ce l'ho mai. Econassist, buongiorno. Continui a dire che non è questo, vero lei? Parte dell'O2 è pronta, questa è l'O2, vediamo una sistemata e lo mettiamo al suo posto, ok? Sì, l'unica cosa è che per inviarmi il terminale da settembre ormai, allora, siamo due mesi d'agosto, di sistemarlo per bene. Primo settembre li apriamo, se intanto le qualificazioni del bisogno di inviarcelo deve mettere all'interno del pacco il modulo di assistenza. Eccoci qua. Punta fine, stagno e vai. Ok. Sì. Grazie, buona giornata, grazie a lei. Ecco qua. Che l'acqua basta di alzi, mi si vede questo di spingere. Abbiamo fatto un rebolling a mano, eh. Non abbiamo usato lo stencil, siamo disubbidienti. Tutto rigorosamente a mano. Il metano ti dà una mano, non c'entra niente, vabbè, insomma. Allora, giriamolo per scoprire la parte e per leggere il verso. Vedete, non si legge niente, no? Diamo una pulitina così riusciamo a leggere. Troppo sporco. Allora, adesso qualcosa si vede, se ti stai fermo saresti molto gentile. Allora. Sì, il verso del gabbiano. Sotto forse è indicato? No, è solo nella parte superiore l'indicazione, ragazzi. Sotto non c'è nulla. Mi sa tanto che il verso qui non riesco a vederlo. Non è facile individuare il verso.
Alessia, che mi dai 1-2 per Della? piacere? 1-2, sono Del tutti uguali. Se iPhone 6 sì. ce l'hai dell'iPhone 6 me lo dai. Va Va bene anche del 5S, del 5. Sono tutti uguali. Ah, ecco, si legge, va. Prendo un po', riesco a leggere. Non mi serve più, grazie. Sono riuscito a leggere. Volendo, allora il verso, quindi è questo così. Bene. alla fine possiamo anche liberare il cassetto, allora mettiamo tutti dentro uno. Com'è? Alla fine vorremmo anche liberare il cassetto, li mettiamo tutti dentro uno, che sono più uguali. Ok. No, io li lascerei comunque divisi. Poi. Abbiamo preparato la parte mettendo appena un filo di flussante, andiamo a saldare. Ecco qua, la posizione è giusta e lo stiamo saldando. Le pezzole le ho fatte a mano. Ora, visto che ci siamo, facciamo anche il refilo al Q3. E quest'altro C. Ok, gracias, muchas gracias. Vediamo un attimo di concretizzare. Bene, intanto che l'hai fatto, ora occorre verificare se funziona tutto, giusto?